Ciao, siamo con i vostri nomi? Massimiliano. Peppo. Che partita vi aspettate? Quanto è difficile, quanto è importante portare a casa il successo? Sarebbe importantissimo portare a casa il successo, però non sono molto ottimista per questa partita. Speriamo di tirare fuori un pareggio. Vi hanno sorpreso le scelte, non so se le avete visto, gioca Guendouzi, Rovella e Camada, fuori Luis Alberto. No, non le avevo viste, sinceramente pensavo giocasse Luis Alberto, però pensavo un po' tutti. Come sta fisicamente Luis Alberto, probabilmente è una giusta scelta. Tu? Hai letto Luis Alberto? Erano le probabili. Giuro gioca Camada, c'è Immobile, quanto è importante anche ritrovarlo? Allora, Immobile secondo me ormai è un giocatore che deve essere sostituito il prima possibile. Quindi spero che la Lazio giochi ancora nella Lazio, ci faccia vincere ancora qualche partita, però al più presto arrivi un altro attaccante di livello che possa fare un po' di gol per la Lazio. Vi lascio andare allo stadio, vi chiedo solo un Forza Lazio. Forza Lazio! Ciao, grazie. Ciao ragazzi, siamo con i vostri nomi? Danilo. Gabriele. Giuseppe. Allora, che vi aspettate da questa partita? Quanto è difficile e quanto è importante vincerla? È importantissimo. Provarsi. Importantissimo, ma sai benissimo, non attraversiamo un momento particolare. Forse con le grandi squadre riusciremo a tirare fuori qualcosa di meglio di quello che abbiamo vissuto. Avete visto gioca Camada e non Luis Alberto? No, non lo sapevo. Camada e non Luis Alberto. Camada e Luis Alberto, di qualcosa, sei contento? Guendouzi, Rovella e Camada al centrocampo. Speriamo bene. Guardaci Luis Alberto entra dopo e fa il fenomeno. Speriamo. Non so se siete scaramantici, se lo siete, non ve lo chiedo, siamo altrimenti. Tutto, siamo laziali, siamo tutti. Quindi sì. Siamo quindi chiedo solo a te un Forza Lazio, vi lascio andare. Forza Lazio! Grazie ciao. Mille, ciao. Ciao ciao. Solo su Sarri, una cosa, un tuo parere su Sarri, sulla partita. Sulla la squadra, la squadra, dai. Tutti fermi dietro, ritorniamo indietro, andiamo avanti. Ma cosa fa? Si insegni in fai go? Cioè, fa una piega. Si insegni in vinci tutto quanto, no? Sempre no, ma, volta, ma Marusic, io non capisco cosa. Marusic, cioè, non lo so, io non lo critico perché Madrid, ha fatto tanto dalla Lazio, però. Ma per carità. Io c'ero a Madrid, ho visto pure a Madrid, quindi. Che ti dico? Triste, così è triste, eh. Triste. È triste, no, cioè. Cioè, siamo, la Lazio è decima in classifica. Puttava la salvezza. Che lo fa? Allucinante. Puttava la salvezza, che fa? Che dobbiamo fare? Ciao. Grazie. Grazie a te, buona serata. Posso rubarvi un commento? Non so se vi becco sempre a voi, forse. In altre occasioni magari più fortunate, oggi male. Come avete vissuto un po' questa partita? Ma l'abbiamo vissuta nel senso che non stavamo giocando male. Secondo me Sarri l'aveva imbrigliata bene. Chiaro che l'errore individuale ha sparigliato le carte e poi non segniamo. Che succede a Marusic? Cioè, c'è anche a Madrid sul lino. Cioè, perché tutta questa leggerezza? Troppo insicuro, secondo ma, me. Probabilmente non è quel ruolo migliore per lui. Però la squadra, ecco, meno fino al gol non mi era dispiaciuta, fino al primo gol dell'Inter. Ma poi anche l'inizio del primo tempo non era male, poi hai segnato e è finita la partita. Cioè, ma cosa può migliorare questa squadra? Cioè, nella finalizzazione, perché il gioco, cioè, la squadra ha girato bene. Il sì. Problema è che se non la butti dentro puoi giocare sì. Benissimo, però finché non la butti dentro poi... Il male del gol, non riusciamo a finalizzare, è chiaro che tutta la mole di gioco espressa poi non ha un terminale offensivo. Anche Immobile si impegna molto, però non conclude. Consiglio a Sarri? Non mollare, andiamo avanti, la nostra storia ce lo insegna. Deve comprare qualcuno buono a gennaio. Grazie, buona serata. Ormai è una squadra proprio piatta, sterile, niente, non segniamo più. Proprio. Ma di chi è la colpa? Secondo me Sarri dopo 2 anni, dopo 3 anni i giocatori non lo seguono più, secondo me. Cioè non copriamo mai l'aria, non facciamo mai un tiro, un cross, una punizione, non c'è mai nessuno da testa. Zero. Cioè, proprio. Difficile anche trovare. Un migliore in campo, soprattutto... Migliore in campo? Guarda, se ti dico il migliore in campo, dovevamo partire con Romagnoli e Casale, siamo con Gila, oggi vabbè Patrick non ha giocato. Gila per me è stato il migliore in campo, è quello che ha dato più di tutti, penso un po' a te. Incredibile invece Marusic. Marusic è incredibile, cioè ce ne ha fatte perdere poche di partite. Inguardabile, andarsene in Arabia che forse è meglio. Grazie buona a te. Ciao. Non so, le vostre sensazioni... Cosa è andato, cosa non è andato? Molto statici, molto giù di corda, niente, sotto proprio male, ancora sempre sotto poca lucidità, non lo so. Non so cosa è successo rispetto all'anno scorso.
qualcosa è cambiato rispetto all'anno scorso, eppure la squadra è quella, ma qualcosa è successo. Un consiglio, cioè, un consiglio a Sarri, anche magari in vista del prossimo match contro l'Empoli, cioè, quale sarebbe? È difficile dirlo, perché non so se veramente è i giocatori in campo ormai che non sono più gli stessi dell'altra volta, quindi il gioco non gira più, è molto statici, troppo fermi, troppo lenti, troppo macchinosi, troppo prevedibili. Alla Piego. Vi ringrazio, grazie. Buona serata.